Il Museo del Mare di Trieste non può non aprirsi senza un omaggio alla Barcolana, la famosissima regata internazionale della seconda domenica di ottobre. Dalle più moderne fuoriserie del mare allo zoppolo del Golfo di Trieste, si tratta di Lisa, uno dei due soli esemplari rimasti al mondo di imbarcazione mediterranea, ricavata dallo scavo di un unico tronco. Una sala è poi dedicata a Joseph Ressel, il forestale boemo che, quasi per caso, proprio a Trieste, inventò per primo l'elica navale, incarnando lo spirito di un adriatico mitteleuropeo. La collezione degli antichi strumenti nautici è una delle più prestigiose del museo e dalle antichissime balestriglie culmina con l'originale tasto wireless di Guglielmo Marconi, primo strumento nella storia dell'umanità a trasmettere informazioni via etere. L'itinerario attraverso i modelli delle più prestigiose navi da crociera accompagna il visitatore trasversalmente a tutte le sale, snodandosi nella storia di questi vascelli. Stupendi modelli navali come questo, ricostruiti in termini così minuziosi, erano un tempo non un hobby, ma commissionati apposta per convincere l'armatore dell'investimento, dei complessi antesignani, dei rendering in 3D. A Trieste, il canottaggio è di casa dai suoi albori e questa canoa ha portato al primo oro olimpico nella disciplina. Mentre questa ruvida palla di cannone è ciò che resta dei cannoneggiamenti della flotta francese alla conquista della città durante le guerre napoleoniche. Plastici d'epoca ricostruiscono le eccellenze mondiali della cantieristica dell'Alto Adriatico. Mentre di fronte si staglia una collezione unica di diorami sulla pesca, usati per esplicitare le antiche tecniche adriatiche. Il cui racconto si sussegue tra gli innumerevoli modelli di barche da pesca, variabili per origine e utilizzo.